come iniziato, ma non solo questo libro, anche gli altri, insomma, no? Che sono tutti, diciamo, allo stesso livello, tutti veramente geniali per conto mio, insomma. Ecco. Beh, io devo ringraziare, beh, non c'è altro. L'applauso finale. No, grazie Paolo e Albino che siete la mia voce e senza di voi mi sentirei un po' affretto da mutismo anche, perché mi esprimete, no? Andate, ecco, a farmi anche delle domande che dimostrano quanto profondamente siete penetrati dentro l'argomento. La Genesi è stata l'analisi nuda e cruda del pensiero, del mio, perché l'unica esperienza di cui possiamo fare propria è la nostra. Alla fine, come diceva Nietzsche, non conosciamo altro che noi stessi. La diatriba, i fatti e il pensiero, ovvero il rapporto fra la realtà e il pensiero della realtà, è un pensiero che mi accompagna da quando sono ragazzo, cioè che mi chiedo, il mondo esterno a me, in che relazione è con il pensiero che ho di questo mondo esterno a me? Risolvere questa domanda era un cruccio così grande che non mi sono dato pace. Ok, uno può partire dai fatti, li analizza, li indaga, cerca delle regolarità nei fatti che lo accompagnano per evincerne delle leggi. Però succede una cosa molto particolare quando si mette a confronto un fenomeno con l'idea che si è fatta di questo fenomeno. Succede che se noi prendiamo il fenomeno e togliamo l'idea del fenomeno, il fenomeno non c'è. Questo si può ben vedere da alcuni esperimenti, sia della psicologia che dell'etologia, ma partiamo solo da un'osservazione che faceva anche il grande Wittgenstein che abbiamo citato. Lui prima di noi tutti si è chiesto, ma ad esempio cos'è un cane? Definiamo cos'è un cane. Allora, un cane ha quattro zampe, ha una coda, abbaia, quindi elenchiamo una serie di fatti empirici. Però lui continua, dice, d'accordo, boh, ma noi andiamo poi a cercare nella realtà questo cane e troviamo un cane che ha tre zampe, che non abbaia e che gli hanno tagliato la coda. Però non sappiamo ancora che è un cane. Ma com'è possibile? E allora dice, ma l'idea del cane preesiste alla nostra esperienza del cane. E comunque non possiamo mai fare un'indagine su cos'è una cosa se ce l'abbiamo già prima in mente. Allora questo ti porta a pensare, ma allora non ne usciamo più, dov'è la realtà? È nel pensiero o è fuori di noi? Ci sono anche esperimenti che hanno fatto su delle persone, gli hanno mostrato delle carte da gioco, quelle della scala 40, modificate, cioè anomale, invece che un 3 di cuori rosso, gliele mostravano un 3 di cuori nero e chiedevano al soggetto che carta è in mezzo a delle carte normali. Ecco, il soggetto non riconosceva la carta anomala, cioè o diceva amiche o cuori,